Parliamo spesso di amici a quattro zampe, dei nostri amici pelosetti e sempre dei cani, ma questa volta dedichiamoci anche ai nostri amici gatti. I benefici di avere un gatto come appunto i mici migliorano la nostra vita. Vogliamo vederlo? Avere un gatto nella propria vita la migliora, appunto ci apporta tanti e tanti benefici. La scienza ormai ha dimostrato in più modi che avere un cane o un gatto ci porta appunto ad effetti positivi. E allora scopriamo cosa portano nella nostra esistenza e perché scegliere di adottare un gatto. Questo è il primo passo verso una vita felice o semplicemente migliore. Innanzitutto ci tengono il cuore in salute. Poi le fusa sono vibrazioni positive, la loro compagnia aiuta molto, l'istinto da cacciatori dei gatti, c'è da prendere in considerazione anche questo, quindi magari se abbiamo, non so, mosche, zanzare, lucertole in circolazione, soprattutto se viviamo in campagna, ci può tornare utile. Un gatto è un perfetto assistente sociale, i bambini imparano la responsabilità, si dorme meglio con un gatto, ci confortano quando stiamo male. I gatti chiedono molto poco, i gatti aiutano l'ambiente e i gatti sanno farci rilassare. Secondo uno studio dell'Università del Minnesota sulla ricerca per gli infarti, è stato scoperto che chi ha un gatto è più al sicuro dagli attacchi di cuore rispetto a chi non ne ha uno. Il risultato dello studio ha dimostrato che in un periodo di 20 anni chi non ha mai avuto un micio ha avuto un rischio di morte per infarto del 40% in più rispetto agli altri. I gatti fanno le fusa in un intervallo di frequenza di 20-140 Hz. Questo comportamento invia delle onde che possono letteralmente guarire noi esseri umani. Le vibrazioni provocate nel nostro corpo dalle fusa del nostro gatto promuovono molti aspetti. Aspetti positivi. Curano le infezioni, rafforzano le ossa, rafforzano i tessuti molli nei muscoli e nei tendini e curano il gonfiore. Secondo gli psicologi, alcuni studi sulle relazioni tra animali ed esseri umani dimostrano che il ruolo dei gatti è molto importante nelle nostre vite. La compagnia di un gatto, infatti, è una fonte di conforto per le persone di ogni età nella famiglia, con tutti i benefici di cui sono capaci questi animaletti. Si è scoperto che il 90% delle persone inserisce il loro animale domestico nelle prime 10 relazioni più importanti della loro vita. Questa media sale tra i bambini sotto i 7 anni e gli adulti sopra i 60. Abbiamo anche parlato dell'istinto da cacciatore dei mici. I nostri gatti, per quanto domestici e apparentemente sonnacchiosi, sono dei cacciatori naturali. Questo può essere positivo per tenere lontani gli insetti indesiderati dalla nostra casa. Ma anche in caso ci siano dei topi nella nostra casa, è un compito per cui il nostro micio saprà dimostrarsi all'altezza cacciando appunto i roditori. Ricordiamo che ci sono metodi molto naturali per allontanare i topi da casa, anche senza un gatto. Un gatto può portare molti benefici a bambini e adulti che hanno dei disturbi sociali. Nei casi di autismo si è notato un miglioramento delle capacità di comunicazione. Se la persona passa del tempo con un animale da cui non si sente giudicato, l'interazione sociale è quindi sempre più sicura. Comunque, anche i bambini di qualsiasi tipo imparano la loro responsabilità. La presenza in casa di un animale domestico come un gatto è un ottimo modo per insegnare a bambini a prendersi delle responsabilità. Possono infatti imparare così a prendersi cura di una creatura vivente e nutrirlo tutti i giorni, pulire la lettiera e la casa in caso di incidenti e tanto altro, appunto. Sembra scontato per chi ha un gatto in casa, ma uno studio ha dimostrato che è scientificamente vero che dormire con un gatto è semplicemente meglio.
La presenza di un pelosetto caldo darà un maggiore senso di sicurezza a chi dorme. Secondo il 41% dei partecipanti a uno studio su 151 persone, avere un animale domestico a letto quando dormono fa dormire effettivamente meglio. Già di questa cosa ne avevamo parlato anche per quanto riguardava il cane. Quando siamo ammalati o quando siamo tristi o se addirittura subiamo un lutto, un micio ci offrirà sempre una spalla pelosa su cui trovare conforto. Se abbiamo passato una brutta giornata, magari non ci sentiamo bene o è successo qualcosa di brutto in famiglia o al lavoro, il nostro gatto lo capirà. I gatti sono animali molto intuitivi verso le emozioni umane e si accoccolano vicino a noi quando sentono che abbiamo bisogno di un po' di conforto. Vediamo ancora gli ultimi punti. I gatti chiedono molto poco, ci aiutano a vivere meglio la nostra vita ma senza molto stress. A differenza dei cani che sono continuamente alla ricerca di attenzioni, i gatti invece chiedono davvero poche cure. Non dobbiamo preoccuparci di pianificare la nostra vita in modo da portare fuori il gatto. Se siamo al lavoro il nostro micio starà bene anche da solo, anche per molte ore, e spesso lui preferisce proprio così. E vivere con un cane o un gatto, lo sapete, vi do anche questa curiosità, aiuta anche durante la gravidanza. Inoltre i gatti aiutano l'ambiente. Sembra strano, ma avere un gatto ha un impatto migliore anche sull'ambiente. Secondo un recente studio, adottare un micio ha un'impronta di carbonio simile a quella di un'auto berlina. Per confronto, avere un cane è come avere un'impronta di carbonio simile a quella di un SUV. Non male per chi cerca di salvare il pianeta. Vabbè, è una curiosità un po' stramba però, permettetemelo di dirlo. Non lo so chi l'ha tirata fuori. I gatti sanno farci rilassare, questo lo confermo. Io ho avuto un solo gatto nella mia vita, però praticamente ero rilassata rispetto a quando poi ho avuto dei cagnolini. La cosa, insomma, invece è stata, la situazione è precipitata. Questi animali tranquilli, i gatti, sanno metterci in uno stato mentale davvero zen, sono rilassanti e non c'è nulla di meglio che stare sul divano ad accarezzare un gatto. Le fusa del nostro micio saranno il perfetto completamento a questo gesto per farci riposare e mettere la nostra mente in uno stato di tranquillità. Quindi a tutto gatto, se soffrite praticamente di ansia, di stress, il gatto sicuramente sarà così un vostro alleato per farvi acquisire un po' di calma e di serenità. Avete visto quante cose positive, quanti benefici apportano i gatti nella nostra vita? Oh, adesso non pensate di abbandonare il cane per prendere un gatto. Magari se non avete nessun animale, iniziate allora a preferire il gatto, oppure se avete già un cane, potrebbe essere un'idea prendere anche un micetto, perché no? Io spero che questo video ti sia piaciuto, se è così supportami con un like. Se non sei ancora iscritto, allora ti apro le porte del mio canale, I Bijou di Rick e Mary.